Buongiorno a tutti, sono Gerardo Bonomo, piacere di rivedervi, più che altro sarà vostro il piacere di rivedere me perché io da qua a voi non vi vedo, spero di vedervi comunque in molti. Comunque sono Gerardo Bonomo, siete sul mio canale YouTube o se state leggendo l'articolo siete sul mio sito gerardobonomo.it. Se non siete ancora iscritti al canale YouTube mi fate un grandissimo piacere se vi iscrivete, tanto è un'azione che non si attacca al lavoro del vostro dentista. Se non vi volete iscrivere, la libertà è primaria nel mio modo di esistere, quindi non iscrivetevi. Oggi sono qua per presentarvi un prodotto decisamente diverso dal solito, e cioè il Lomograph Clock Instant Back, un nome teutonico terrificante detto così. In due parole, si tratta di un dorso che si può montare su il 90% dei banchi ottici e delle folding dotate di attacco Graph Lock o di accessorio Graph Lock per ottenere istantaneamente delle immagini positive o a colori o in bianco e nero usando la pellicola Fujifilm Instax Wide. Entrambe sono solo a sensibilità 800 ISO, colore bianco e nero, nel formato utile, anche se il banco è un 10x12 cm o per gli anglofoni un 4x5 pollici, nel formato al vivo 6x9 cm. Ho deciso di utilizzare questo banco ottico, si tratta di una Sinar F. L'obiettivo è uno Schneider 150 mm 5.6. Questa macchina ha una standata particolare che al suo interno ingloba l'otturatore centrale e il diaframma. Quindi questo è un obiettivo che ha un diaframma di simulazione per la profondità di campo, ma non è il diaframma che viene impostato al lato dello scatto e non ha l'otturatore centrale. Una delle cose straordinarie di questa Sinar F è che il riarmo dell'otturatore è automatico. Io posso fare, questa è una posa di 6 secondi, io posso fare, facciamo una posa un po' più rapida, N numero di scatti senza dover armare l'otturatore sull'obiettivo. E poi, altra cosa fondamentale che vedete qui, la regolazione del diaframma è esterna, quindi non bisogna andare a pastrugnare intorno all'obiettivo né per regolare il diaframma, né per regolare l'otturatore e neppure per aprire l'otturatore, perché basta premere un pulsante in questa posizione e l'otturatore si apre automaticamente. In più, questa Sinar F sulla standata posteriore fondamentale ha i famosi Graph Lock. Se possedete un banco ottico privo di Graph Lock, l'Omo Graph Lock Instant Back non è compatibile, quindi o vi dovete trovare l'accessorio o dovete cambiare banco ottico. Bene, signori, questa è la confezione che ricevete da l'Omo o dai distributori dove l'andrete a comprare. All'interno abbiamo quella che io chiamo la Dima. Avrà sicuramente un nome più professionale, ma a me piace chiamarla Dima. La Dima è la necessaria perché è quella che distanzia il vetro smerigliato dal piano focale di 19 mm da un lato e contemporaneamente è quella che fa sul sempre dietro al vetro smerigliato il riquadro dei 6x9 cm che sono le esatte misure dell'immagine che potete ottenere utilizzando la pellicola Fujifilm Instax Wide. Il distanziatore ovviamente serve anche per la messa a fuoco perché, come vedremo tra poco, il punto di fuoco dove normalmente si mette lo chassis è diverso da quello dove viene posizionato il Lomo Graph Lock ed è più distante della bellezza di 19 mm, quindi senza la Dima voi fate un fuoco buono per gli chassis tradizionali, ma otterreste delle
foto fatte con l'Homograph Flock completamente sfocate. Quindi questo serve. Lo mettiamo qua. Andiamo avanti, qui c'è dal cartoncino che spostiamo. Qui c'è, peccato che l'hanno fatto grey card, così si poteva usare comunque. Di qui è rosso, di qui è bianco, non ci serve nulla. Andiamo avanti e prendiamo finalmente in mano, leviamo anche la scatola, e prendiamo finalmente in mano anche l'Homo Graph Lock. Ha un attacco filettato per treppiedi o per utilizzarlo per situazioni differenti rispetto a quelle di collegarlo a un banco ottico o a una folding 4x5 dotata appunto di Graph Lock. I Graph Lock, li vedremo dopo, sono delle ghigliottine che vanno a bloccare in questa e in questa fessura, esattamente sul piano focale, l'Homograph Lock. Lo apriamo. Qui abbiamo il contafotogrammi che segna 0, la capienza massima è comunque, le pellicole Fujifilm sono pacchi da 10, quindi il contafotogrammi va da 0 fino a 10. Lo apriamo e capite immediatamente quanto è arretrato il piano focale del Graph Lock rispetto al piano focale della pellicola piana. Allora, per far funzionare l'Homo Graph Lock occorrono 4 batterie stilo AA. Bisogna rispettare ovviamente la polarità, quindi polo nord e polo sud. Quindi questo qua diventa il nostro polo nord. Le batterie non sono incluse nella confezione. Questo è il nostro polo sud. Chiudiamo. A questo punto qui abbiamo i riferimenti di acceso e spento. Se io accendo, ottengo due possibilità. La prima possibilità è quella di poter togliere e rimettere la volée, che è fondamentale per passare da un fotogramma all'altro. E la seconda possibilità, vedete che si è acceso un LED blu, è quella di attivare il motore che poi ci permette di estrarre la pellicola esposta. Per estrarre la pellicola esposta si preme questo pulsante. Adesso qua non abbiamo ancora messo la pellicola e sentite il motore che parte e darebbe già fotogramma 1. Spegniamo. Apriamo, lui automaticamente torna al fotogramma 0. Prendiamo la pellicola, dicevamo questa è la Instax Wide bianco e nero, questa è la Instax Wide, questa è la Instax Wide colore, questa è la confezione singola da 10 pellicole, questa è la confezione doppia, all'interno ci sono due confezioni da 10, quindi 20 pellicole. Apriamo, qui vedo delle fustellature, c'è anche un ridente open, quindi apriamo. Il caricamento si fa tranquillamente alla luce, non c'è bisogno del buio come quando si caricano gli chassis tradizionali del banco ottico. Apriamo la confezione, facendo attenzione a non premere la parte interna. Ecco, qui all'interno ci sono 10 immagini potenziali bianco e nero. Qui c'è un riferimento giallo, questa è la parte, vedete c'è anche l'icona del pollice, questa parte non va mai premuta, quindi apriamo il nostro Graph Lock, facciamo semplicemente collimare la parte gialla del portapellicole con il riferimento giallo sul Graph Lock, la inseriamo all'interno, così. Chiudiamo e se io adesso accendo, e lo faccio, e se io adesso accendo,
La prima cosa che fa la macchina è espellere la carta di protezione che protegge il primo fotogramma. A questo punto, avendo la volée inserita, io non posso bruciare il primo fotogramma, ma sono pronto a scattare appunto il primo fotogramma. E adesso andiamo ovviamente a questo punto a scattare, spegnendolo rigorosamente tutte le volte, ma più che per un problema di consumo di batterie, per evitare di aprire inavvertitamente la volée e bruciare qualche fotogramma. Una cosa molto interessante è se voi lasciate in posizione l'Homograph Lock e fate 2, 3, 4, 5, 6, 7 esposizioni sulla stessa pellicola, lo potete fare, perché avete notato che il sistema di trascinamento e di fuoriuscita della pellicola è indipendente dal sistema di scatto, perché il sistema di scatto è sul banco ottico, il sistema di trascinamento è qua dentro. Quindi potete fare doppie, triple, quadruple, quintuple esposizioni sulla stessa diciamo stampa e entrare nell'allegro iridescente e non senescente, ma millennial mondo della creatività. Bene, andiamo a scattare. Bene signori, allora per questa prova di Graphlock ho deciso di utilizzare un banco ottico di Sinar, per la precisione una Sinar F, con un Simmar 150 mm 5.6 piuttosto particolare, perché ha una ghiera dei diaframmi proprietaria, la quale però serve esclusivamente per il controllo della profondità di campo. La ghiera dei diaframmi reale la si muove lavorando da questa parte del banco. Voi vedete, lo metto meglio in posizione, vedete che sale e scende da 45 fino a 5,6. E l'altra cosa piuttosto interessante di questo banco è l'otturatore. Intanto è un otturatore a riarmo automatico, mentre il 99% degli obiettivi hanno il riarmo interno, perché hanno chiaramente l'otturatore centrale incorporato. Qui invece l'otturatore è all'interno della standard, e come tempi di posa abbiamo la posa B e poi abbiamo, ahimè, visto che stiamo lavorando a 800 ISO, come tempo più veloce di scatto un 1/60 di secondo. Invece una cosa straordinariamente interessante: come tempo di scatto più lungo programmabile, ben 8 secondi di posa. Allora, la prima cosa da fare, non soltanto usando le pellicole Fuji Instax Wide o colore o bianco e nero, entrambe 800 ISO, ma in generale, è chiaramente un controllo che deve essere perfetto dell'esposizione. Tra l'altro, da esperienza che ho già avuto, queste pellicole sono delle pellicole molto poco elastiche a sotto sovraesposizioni. Quindi io impugno in questo momento un Seconic L308X già tarato sugli 800 ISO, che mi permette di fare delle misurazioni o in luce riflessa o in luce incidente, ma impugno anche il classico cartoncino Kodak Grey Card. E ho notato che, posizionando il cartoncino Kodak Grey Card, ipotizzando che io sia il soggetto, e puntando in luce riflessa il Seconic sul cartoncino, qui mi dà un 1/30 F16 800 ISO, io ho la certezza semi-matematica di avere ottenuto l'esposizione perfetta. Per me, personalmente, dalle prove che ho fatto con queste pellicole, è molto più precisa di una normale misurazione luce riflessa diretta sul soggetto o di una misurazione luce incidente diretta verso, chiaramente, la fotocamera, tra il soggetto e la fotocamera. Allora, questa è la Dima profonda 19 mm che viene fornita in dotazione nel kit Graphlock. Allora, è sufficiente aprire lo scomparto dove di norma si mette lo chassis, metterla in questa posizione, e noi automaticamente otteniamo due risultati. Il vetro smerigliato arretra rispetto al piano focale di 19 mm e contemporaneamente
in questo momento voi non lo potete vedere perché non c'è un panno nero, io ho già la inquadratura di 6x9 centimetri, che poi sarà l'inquadratura corretta, precisa al decimo di millimetro di quando poi inserirò il graph lock. Per focheggiare con questo modello di Sinaref abbiamo due macro focheggiature e una micro focheggiatura. Fermo restando che questo è un banco che ha una certa distanza, ma chiaramente si possono aggiungere altri segmenti per fare foto a distanza più ravvicinata. Noi abbiamo un sistema di sblocco della standarta posteriore che ci permette di allontanare o avvicinare il soffietto e altrettanto un sistema di sblocco sulla standarta anteriore che ci permette di, in maniera macroscopica ovviamente, avvicinare o allontanare il punto di fuoco rispetto al vetro smerigliato. E questa è la prima cosa che si può fare e io tra l'altro, voi non lo potete vedere, ma in questo momento a occhio nudo ho già visto che ho fatto più o meno la messa a fuoco perfetta. Poi abbiamo la messa a fuoco, una volta bloccate le messe a fuoco macrometriche, chiamiamole così, abbiamo poi la messa a fuoco micrometrica, che è questa, che scorre su un altro binario che non è il binario del banco. Quindi io prendo il loop, non mi metto il telo nero, se no poi non mi vedete più e non è bello. Riesco, nonostante non, col fatto che sono in ombra, con il loop riesco a focheggiare perfettamente, perché mi trovo in ombra e questo vetro smerigliato è estremamente luminoso. La messa a fuoco è perfetta, quindi io ho la mia inquadratura graph lock e la mia messa a fuoco graph lock nuovamente arretrata di 19 mm. Ciak! Bene, allora, anche se in modo virtuale abbiamo fatto l'esposizione, abbiamo fatto l'inquadratura, abbiamo fatto la messa a fuoco, è venuto il momento di mettere la pellicola e fare poi lo scatto definitivo. Quindi per prima cosa rimuoviamo quella che io chiamo Dima, che è quella che, come vi ho già spiegato, distanzia di 19 mm il vetro smerigliato e permette di avere l'inquadratura reale non di 10-12 cm, ma di 6x9 cm, che è il formato delle pellicole Fuji Instant Wide, sia bianco e nero che colore. Si rimuove il vetro con precauzione, si rimuove il vetro smerigliato, lo si mette in un posto, possibilmente nella borsa, meglio non lasciarlo in giro perché il vetro, essendo vetro, è fragile per antonomasia. E a questo punto abbiamo finalmente la possibilità di vedere i graph lock, che sono questi, vedete? Sono come queste due, chiamiamole, più che taglierine, le chiamerei con un termine poco piacevole, ghigliottine, vedete? Che vanno a bloccare qualsiasi oggetto, come per esempio i dorsi per poter montare le fotocamere 120 sui banchi ottici, all'altezza proprio del piano focale. Quindi li apriamo. Prendiamo il graph lock, eccolo, lo mettiamo in posizione, chiudiamo le nostre e siamo pronti per scattare. A questo punto, chiaramente la macchina non si deve essere mossa, non si deve essere mosso il soggetto, non ci devono essere state escursioni di messa a fuoco di nessun genere, non deve essere cambiata l'esposizione. A questo punto, e solo a questo punto, mettiamo su on il graph lock. Mettendolo su on, noi liberiamo, cosa fondamentale, controlliamo, scusate, bisogna controllare prima di rimuovere la volée, bisogna controllare che giriamo la macchina, così vedete anche questa parte qua, che l'otturatore sia chiuso, che l'otturatore è chiuso, e contemporaneamente un'altra cosa che dobbiamo fare è quella di ipotizziamo un sessantesimo di secondo F22, mettiamo su 22 il diaframma,
Qua siamo già su un 60esimo di secondo, ci riportiamo in posizione. Come vi ho spiegato, questo è un lock meccanico ma anche elettrico, perché nel momento in cui io lo libero e diventa rosso, oltre a liberare meccanicamente la volée, attivo anche la parte elettrica e elettronica e i motori del Graflock. Tolgo la volée, prendo il pulsante di scatto, scatto la mia foto, rimetto la volée in posizione e a questo punto ho due opportunità. La prima è premere questo pulsante e far uscire immediatamente la pellicola per vedere il risultato. La seconda è spegnere il nostro Graflock Instant Back, l'Omo Graflock Instant Back, rimuoverlo e occuparmi poi successivamente o più comodamente o andare in un interno eccetera, indifferente, della estrazione della pellicola esposta. A questo punto diciamo che tutto il lavoro è terminato, l'unica cosa che ci resta da fare è vedere se lo scatto è avvenuto correttamente. Vi ricordo che il Graflock tiene dei pacchi di pellicola Fujifilm Instax Wide da 10 fotogrammi, quindi voi avete comunque 10 fotogrammi sempre pronti all'uso. Avete visto come è facile caricare in piena luce, tra parentesi, l'Omo Graflock Instant Back rispetto agli chassis tradizionali che vanno caricati completamente al buio. Sappiamo anche che questo mondo non ha nulla a che vedere col mondo tradizionale degli chassis e delle pellicole piane 10-12 o 13-18 o 20-25. Questo è un mondo che può essere un mondo speculativo, nel senso per valutare prima una porzione dello scatto che andremo a fare poi sulla pellicola piana, ma soprattutto serve per creare qualcosa che si avvicina più al concetto di artistico e soprattutto degli unicum, perché le Fujifilm Instax Wide sono dei positivi, non generano negativi e quindi sono riproducibili digitalmente, ma non sono riproducibili come un negativo sotto un ingranditore o cosa del genere. Quindi si crea un unicum, che è il principio fino a prova contraria dell'arte. Allora, questa Sinar, spiegavo che monta un otturatore particolare direttamente sulla standarta, quindi premendo questo pulsante si apre l'otturatore per poter controllare l'inquadratura, focheggiare e poi vi spiego come controllare anche la profondità di campo. Mettendo questa levetta in questa posizione, noi abbiamo una serie infinita di scatti possibili, cioè nel senso che possiamo fare uno scatto, cioè notate che non c'è bisogno di riarmare l'otturatore sull'obiettivo. Bene, allora abbiamo caricato il Graflock con la pellicola bianco e nero questa volta. L'idea è di scattare un closer di quella conchiglia indovata fra questi tronchi, un po' questo gioco quasi, diciamo, mari e monti. Allora, per prima cosa prendiamo la dima, la mettiamo dietro la nostra Sinar per poter fare il fuoco e per vedere anche i famosi 6x9 cm della reale inquadratura. Prendiamo già l'esposizione, quindi cartoncino grigio, controlliamo che gli ISO siano 800 sul nostro Seconic L308X, quindi cartoncino grigio, esposizione, mi dà un ottavo di secondo fra 16 e 22. Benissimo. Allora, ci fidiamo ciecamente, quindi mettiamo qui un ottavo di secondo come tempo di scatto e qua
tra 16 e 22. A questo punto panno nero, lentino, guardiamo bene l'inquadratura e controlliamo anche il fuoco. Ci vediamo tra poco. Allora, l'inquadratura direi che è ottima. Adesso vediamo la messa a fuoco. La messa a fuoco la facciamo direttamente sulla conchiglia. Cerchiamo la parte che si protunde di più della conchiglia, così poi lavoriamo con la profondità di campo. Allora direi che ci siamo, magari la mettiamo leggermente più centrata, ecco così. Ok, il fuoco c'è, chiudiamo l'otturatore, leviamo la nostra dima. Leviamo il dorso, o meglio, leviamo il vetro smerigliato, prendiamo il nostro Graflock, l'Homo Graflock, che è già pronto sul primo fotogramma, lo mettiamo al posto, diciamo, dello chassis, chiudiamo. A questo punto attiviamo, dobbiamo controllare che l'otturatore sia chiuso e per sicurezza, non potendo andare davanti, lo controllo da qua. L'otturatore così è aperto, così è perfettamente chiuso, il otturatore chiuso, siamo tranquilli, chiudiamo, leviamo la volée, quindi attiviamo, leviamo la volée. Aspettiamo un momento che il tutto si stabilizzi, anche se il treppiedi è un eccellente 0,55 di Manfrotto. La testa è una testa micrometrica 410, però la Sinar i suoi 6-7 chiletti li pesa, quindi lasciamo che tutto si stabilizzi, perché comunque un ottavo di secondo è un tempo piuttosto lungo. E a questo punto direi bando alle chance e scattiamo. Rimettiamo la volée. Chiudiamo per sicurezza, togliamo il Homo Graflock, riposizioniamo il vetro. Suggerisco di riposizionarlo subito, più che altro perché questo vetro è meglio non lasciarlo in giro. Voi avete notato, io ho fatto un solo scatto, ma avrei potuto fare 2, 3, 4, 5, 6, perché la pellicola si è solo impressionata, però il motore di trascinamento per iniziare lo sviluppo della pellicola Fujifilm Instax Wide Black and White e tutto il resto si attivano solo quando io premo un apposito pulsante sull'Homo Graflock, che non ho premuto, quindi lo posso fare in un secondo momento, ed è quello che faremo adesso. Vediamo se lo scatto è venuto come doveva. Normalmente la pellicola ci mette un minuto e mezzo, la pellicola, che poi in realtà è carta, quindi non è film, ci mette un minuto e mezzo, due minuti. Quindi adesso ci posizioniamo poi su un treppiedi e vediamo proprio l'evoluzione dello sviluppo di questo tentativo di scatto della conchiglia indovata tra i rami.
allora il video sull'Lomograph Lock Instant Back termina qui. Come sensazione personale mi ha soddisfatto sia l'oggetto che la qualità delle pellicole bianche e nero, che, lasciatemi buttare un ahimè, anche la qualità delle pellicole a colore. Voi sapete che io navigo nel mondo del bianco e nero e dei grigi, però devo dire che comunque ogni tanto eccezionalmente, insomma, le cromie e le carandash non le hanno inventate a caso. Io mi considero e rimarrò per tutta la vita orfano chiaramente del grande progetto del compianto Edwin Land, quindi di Polaroid, e del dorso Polapan, per utilizzare la pellicola Polapan 55 sui banchi 10-12 cm che ti permettevano di ottenere in 30 secondi un positivo bianco e nero e un negativo di una qualità straordinaria, riutilizzabile e stampabile. Ma al di là di questo piccolo dettaglio, che nulla ha a che fare con questo mondo, diciamo che questa è una cosa che mi ha convinto, perché è semplice, perché ti permette in un istante di avere 10 scatti a disposizione, o a colori a bianco e nero, non si... Se volete scattare intervallando il colore bianco e nero, dovete avere due di questi oggetti, perché non è possibile sostituire la pellicola, diciamo, a metà corsa. Però direi che anche il prezzo, diciamo, che è un prezzo accettabile per averne uno sempre caricato a bianco e nero, uno sempre caricato a colore. Il prezzo delle pellicole, tutto sommato, a mio parere, è assolutamente accettabile. La cosa che affascina è che ogni volta che si ottiene uno scatto, e questo anche a differenza del Polapan 55 che aveva il negativo, quindi poteva essere comunque riprodotto al di là del positivo, e che qua si ottengono quelli che vengono considerati gli unicum. Sì, possono essere scansiti, possono essere rifotografati, ma la parte materica di quello che esce da questo progetto, ogni scatto è uno scatto unicum, non ripetibile, e quindi possiamo dire, volendo, in odor d'arte. Vi saluto, vi ringrazio per il vostro tempo, la vostra pazienza, la vostra attenzione. A me, se non concesso, che siete arrivati alla fine del video, perché normalmente, e fate bene, essendo io vagamente prolisso al quinto minuto, voi fate un bel cut off e passate giustamente a un altro video. Comunque vi ricordo, iscrivetevi se non avete ancora fatto il mio canale YouTube, visitate il mio sito gerardovolomo.it, dove trovate in altissima risoluzione tutte le foto dei video che metto su YouTube e anche tutti gli articoli. Vi ricordo che io faccio corsi esclusivamente individuali su pellicola bianco e nero, piccolo, medio, grande formato, dalla ripresa allo sviluppo fino alla stampa sotto l'ingranditore. E a questo punto un saluto dal vostro, come sempre, affezionatissimo, esatto, iridescente, senescente e, come sempre, monocromatico Gerardo Bonomo, Waldheim.